ragazzi, bentornati a Bari. Riprendiamo dopo il pareggio nel derby contro il Foggia. Abbiamo la partita di Coppa Italia delle 5 contro il Piacenza. Ho fatto un po' di turnover, quindi giocheremo con Pizzarri tra i pali, Mendy, Angambiva, Terranova e Belli. Poi ci saranno Maitez, Scavone a centrocampo. Davanti saranno Derrico, Tezio e Marras con Facundo Ferreira, unica punta. Devo fare questo turnover perché a 2 giorni di distanza abbiamo il match di campionato con il Latina. Che è successo qua? Richiedi di aggiungere un membro. Ho già ti farò sapere presto. Ok, andiamo avanti. Ok, mi hanno aumentato i cosi, i preparatori, grazie. Ok, andiamo a giocarcela col Piacenza. Ok. E vabbè, lo so che non sono in forma. Speravo bene, che ve devo dire? Allora, impressionatemi, fatemi vedere cosa siete capaci, non me ne ha fregato niente, come al solito. Ok. Io ve lo mando subito di più. E speriamo bene. Forza, che una bella vittoria risolleva il morale. A chi non si è capito questo passaggio? Ma va bene così, forza raga, dai! Perché dobbiamo fare il volo cosmico per minuti e minuti, eh? Sottoporta siamo sempre incisivi noi. Niente proprio, eh? E forza, regà, dai! Un minimo, dico, vi dico un minimo, non è che vi sto chiedendo la luna, un minimo. Vai Belli, mettilo in mezzo, su! Oh, grande Derrico, opportunista vero! E andiamo, va! Io voglio ancora di più, domanda di più, domanda di più! Io voglio di più, voglio, regà, dai! Ma come frustrato, perché ti ho detto che voglio di più! Sto in un deserto! C'è nessuno a vedere sta partita, eh? Non famo come contro il Foggia, che da 2-0 si sono fatti rivi a 2-2. Ragazzi, mettiamoli KO, forza! 3-0, voglio il 3-0, forza! Mamma mia, come si sono gasati! Bravi ragazzi, bravi, avanti così ragazzi, forza! Forza ragazzi, dai! Bravi ragazzi, bravi, inchiudiamoli lì nell'area loro! Fatemi sto 3-0, fatemi sto 3-0! Thank you.
ragazzi, su, forza! Forza e coraggio! Sì, va bene così, ragazzi, su. Ok, primo tempo ottimo. Sono molto felice. Sono molto felice. State giocando straordinariamente, continuate così, forza. Non vi dico manco de fate più. Ve la gioca bene, continuate. Bene così ragazzi, bene così, forza, andiamo in aria, vai Marras! Tutto si affecondo, non gli danno la palla, che coraggio non si andrà mai! Tanto li lodo perché non gioca veramente bene oggi. Va bene Mendy, va bene, Gambino. Devo fare una bella partita, su. Oh, ma non ci facciamo riprendere. Io quasi quasi mi sa che mi attengo a Pizziarri titolare. Posto da quelli che abballero. Ce potrei pensare, su, ho fatto una bella partita Pizzarri oggi. Tutto fecondo, non tocca la palla manca da ammazzarlo. Qualcosa ma veramente irrilevante tutta la partita. Bello! Dai, raga, avanti così, su questa mandala grande. Facciamo il terzo gol così chiudiamo sta partita, lo mettiamo al sicuro del tutto. Bello Marras, ma gioca bene, si stanno impegnando. La partita mi è veramente piaciuta, vi lodo perché voi siete meritato. Io ho passato il turno tranquillamente, senza fatica. Anche se Pieter 3-1 non me ne frega niente, 3-0. Novantesimo, partita finita. Vai Fecundo, vai Fecundo! Fecundo! Mi ha fatto Fecundo qui, ha toccato ragazzi la palla a metà dentro. Grandi ragazzi, 4-0 a Piacenza. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Grande prova ragazzi, grande prova. Thank you.
Avete giocato splendidamente. Fiero di voi ragazzi, grande prova, stiamo tutti in attacco, grandi ragazzi, bene così ragazzi, bene così. Poi io ben fatto, bravi a tutti, perché voi siete proprio meritati, avete fatto la partita perfetta ragazzi, perfetta. Gran bella prova. Io metto lo 0 a 100 gradi, salta, me ne può fregare di meno, al momento. Detto questo, ripristiniamo i titolari. Allora, Willy Caballero. Benito. Mangraviti. Poi torno a centrocampo, Portanova, Cardi, poi Anto, Zielinski, Giovanni Dos Santos, e Tavares in avanti, ok. Certo qui, andiamo avanti. E ora andiamo a giocarci il campionato in casa contro il Latina. Ce la dovremmo fare senza problemi. Ce la dovremmo vincere tranquillamente sta partita contro il Latina. E poi faremo il Monte Rosi. Ok, contro il Catanzaro. Perfetto, noi lo sappiamo che nella Coppa della Serie C dobbiamo vedercela col Catanzaro. Abbiamo la Coppa di Serie C e la Serie C, girone C. Vabbè, ci abbiamo 5 punti, dai, potrebbe andare meglio. Dobbiamo andare meglio perché il Monterosi è prima al momento. Poi c'è il Palermo, vabbè, la possiamo fare, su, senza problemi. Perché bloccate le 9 Cosentino? Io ti richiedo ad aggiungere, sì, non volevo licenziare nessuno. E niente, tocca annullarlo. Cosentino se sottoscrive il nuovo contratto, ok. Aumentate il numero dei fisioterapisti, perfetto. Loda. Loda Manolo qui, si è allenato bene, bravo. Antenucci, ti metto il braccio attorno e ti dico che hai fatto schifo. È colpa mia, rimedierò, ecco, bravo. Ok, non mi aspetto anche una grande prestazione contro il Latina. E qui ci servono le vittorie. Se vogliamo andare in Serie B. Perché per Joao, José qui serve il trampolino di lancio, se vuoi diventare il nuovo Special One.
Deve far bene. Ok, Barilladina. Formazione. Conferma formazione. E lo so che gli angambi vanno in forma, e manco tu sento, però. Siamo i favoriti, come al solito non me ne frega niente, noi siamo sempre positivi, concordiamo positivi. Eccoci qua. E ballava benito gli angambi con Greti Belli, Portolano, Riccardi, Zaleski, Hunt, Da Costa, Lee e Tavares. Ok, questi hanno dato due sconfitte come il Foggia, quindi sarebbe cosa buona e giusta. Poi gli metterò la terza sconfitta, domanda di più e andiamo. Dai raga, che ci vuole un'altra vittoria per noi, questi tanto sono già due sconfitte. Non penso che abbiano bisogno di risorgere con noi come ha fatto a Foggia, no? Forza, su! E andiamo, che si è sbloccato Junior Tavares qui! L'hanno fatta, vai! Dai, raga, dai! Prestazione, bravi ragazzi, bravi. Abbiamo stiamo a fare un altro, mamma mia, mi stiamo giocando bene. Vedete che il pareggio per Foggia gli ha fatto bene proprio il cambio di tattica. Scatenato lì in mezzo. Siamo qui al 3-0, raga, chiudiamo sta partita. Dico niente perché è stata giocata bene. Famo il 3-0 così la chiudiamo subito. Fuori dal comune. Mamma mia, che palo Zielinski! Zielinski, che palo che ha preso! Mamma mia, come stavo a giocare? Che è successo? Mi si è fatto male? Ma no, sta a morire. Giovanni, resisti che poi te cambio. Allora, sono molto felice come stanno andando le cose. Avanti così, ragazzi. Non vedo niente perché vado a fare veramente i numeri. Faremo qualche cambio.
più corta quella palla del vecchio Giulio. Ma va bene così, sta veramente a giocare bene. Bravissimi ragazzi, fate girare il pallone. Vai, fallo partire, vai Giulio! Una grande vecchio Giulio. Uno dei cambi in attimo. Allora, io direi da mettere intanto Marras per Giovanni. Poi facciamo entrare Terranova e Yangambiwa. Però mi sono appena accorto che non abbiamo un terzino destro. Ah, belli! Vabbè, ci facciamo giocare a Mendy, che è proprio fuori ruolo, ma che te devo fare? Belli deve tirare il fiato e poi mettiamo pezzi per Anta. Anzi, a questo punto faccio un trappone del Rigo e non se ne parla più. Parla alla squadra, confido in voi. Ferma. Ok. Forza ragazzi, su. Oh no, i ricciardi pure stanno a morire. Stiamo a giocare meravigliosamente. Oh. Ingraviti, Marras. Vecchio Giulio, scatenato il vecchio Giulio oggi. E si è meritato due gol, se fa pure il terzo standing ovation proprio. Ragazzi, non molliamo. Ripartiamo, forza, vai. Vai partire Marras. Vai Giulio, vai Giulio! Va bene così, vecchio Giulio. Mazza, sei uscito pure a piatto l'angolo. Fallo su Derrigo, e gli ha preso il vecchio Giulio. Un'artiglia d'aga, ma che roba! Oh, no, 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 no.
è stata venduta per Paolo che ha preso prima. Sto giro è andato 3-0. Ma che ve devo dire, raga? Io ve l'odo. Che ve devo dire? Una partita proprio da squadra di livello. Partita da squadra di livello, incredibili, incredibili, proprio. Numeri uno. E andiamo. Ben fatto, ragazzi. Positivo, siamo sempre positivi noi. Grande, ragazzi. Elogio. Vieni qui, vecchio Giulio. Vabbè, grande successo per giorno del tifoso. Grande prova. Scusa, non... Cioè, dovrebbe andare... Cosa? Stampa. Scusa un attimo. Perché Davide Campofranco? È Gianfranco Zola che gestisce le cose. Che cazzo ha messo Campofranco? È Zola che deve pensare all'allenamento. E alle conferenze stampa ci deve andare Zola. Non me dà, perché non me dai Zola? Io faccio accetta l'incarico e poi faccio delegare. No, non me dà Gianfranco Zola. Mi dà Davide Campofranco. No, e vabbè, ce l'ha Campofranco, ma che devo fare? Ok. Allora, competizioni, siamo prima, abbiamo superato pure il Nord, Monterosi deve giocare ancora. Poi la prossima c'è per confronto diretto con Monterosi. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio ci fermiamo qui. Vi ricordo, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi, cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui prossimi video, like se il video vi è piaciuto, dislike se il video non vi è piaciuto. E ci vediamo la prossima volta, dove ci giocheremo il match per il primo posto contro il Monterosi. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.